Con gli operatori sanitari, Raissa che è un'infermiera da casa e due medici invece ci parlano dall'ospedale di Santa Maria della Gruccia in Valdarno. Buongiorno intanto e buon primo maggio. Grazie, buongiorno. Lei è la voce di questa performance, è la solista di questo video, insomma, o quantomeno è la voce ecco, che sentiamo in maniera più evidente. Come nasce l'idea di suonare questa canzone, di farlo in quel contesto, e, insomma, con i vostri colleghi? Inizierei da Raissa, se siete d'accordo. Sì, buongiorno a tutti. E niente, diciamo che l'idea in realtà nasce dal mio collega qui accanto, Francesco De Tommasi. È stata più un'idea sua, loro sono già un gruppo in realtà musicale e diciamo che nel contesto lì ospedaliero forse ero quella più vicina da poter raccattare per fare la voce, no, non lo so, comunque lavoriamo assieme e sanno che a me piace cantare, quindi semplicemente è nato così, abbiamo detto va, facciamo sentire anche noi la nostra voce e facciamo sentire che ci siamo, facciamo sentire che comunque dobbiamo essere uniti e che questa battaglia insomma la facciamo tutti assieme. Noi siamo quelli che ovviamente ci stiamo mettendo un po' più la faccia, però in realtà è una battaglia di tutti e abbiamo bisogno del supporto e dell'aiuto di tutti e di tutta la popolazione, quindi era un po' questo, un dire ci siamo e siamo qui per voi, anche voi per noi. Ecco, è un dire ci siamo, passiamo allora a Francesco che appunto ci sta parlando da dove, da quale reparto, così? Io in questo momento sono all'ospedale della Gruccia, a Montevarchi, lavoro sia qui che ad Arezzo, in cardiologia. Ah, ecco, perfetto. Questa, insomma, non è un caso, immagino, la scelta di questa canzone con queste parole, Heal the World, quindi curiamo il mondo, curiamolo insieme, insomma, il senso esatto, da questo. Esatto. È, diciamo, una cura che non prevede solamente l'uso dei farmaci, ma anche quella che il sentimento, l'amore, l'impegno che ciascuno di noi deve mettere. È un invito a partecipare anche a chi non è, chi non ha il camice, a chi non lavora in ospedale. È un invito a essere uniti. Diciamo in questi giorni vediamo che c'è una disgregazione nell'ambito, nella politica, ed è auspicabile che questo non avvenga nella società. Vogliamo mostrare anche che dietro il camice c'è qualcosa di più. Diciamo un periodo in cui anche pensiamo ai nostri colleghi che ci hanno lasciato e diciamo la canzone, questa cosa, io penso di dedicarla anche a loro. È tutto qui, diciamo un momento in cui ci possiamo mostrare, possiamo mostrare un po' della nostra anima, ecco. Mi unisco alla dedica, insomma, che ha fatto lei nel ricordare appunto tutti i medici, gli infermieri che con la vita hanno pagato questa lotta così importante per tutti noi. Vado dall'altro suo collega che invece ci parla da quale reparto, sempre di Santa Maria della Gruccia. Dal reparto di dialisi dell'ospedale della Gruccia di Montevarchi. Ecco, com'è insomma vivere questo periodo, com'è stato da professionisti della sanità? Ma guardi, io ci pensavo anche qualche giorno fa, in realtà ci pensiamo da quando è cominciata questa cosa quasi tutti i giorni. Cioè, noi abbiamo scelto questo lavoro perché insomma siamo una cosa che ci piace, ti piace provare ad aiutare la gente, ci interessa, ci è sempre piaciuto, abbiamo sempre combattuto con varie malattie
gravi, meno gravi, quindi questo non è questa la differenza. La differenza che noto adesso è che l'impatto sulla nostra vita sociale è molto pesante. E, per quanto mi riguarda, io trovo una, diciamo, una consolazione da sempre nella musica, forse anche per questo che noi siamo uniti da questa cosa, cioè la musica, il bello, l'arte, in tutte le sue declinazioni, ha sempre avuto, diciamo, un potere, diciamo, curativo. E tutti noi che lavoriamo in sanità siamo sottoposti giornalmente a grossi stress emotivi, più che altro, cioè ci è cambiata proprio la vita. E non perché abbiamo paura di curare le persone con questa nuova malattia. Cioè, cambiata la vita, cioè il nostro stress dipende dal fatto che non possiamo più, diciamo, frequentare i nostri affetti, non possiamo più fare quello che facevamo prima, e dobbiamo continuare invece a mantenere la testa, diciamo, ben concentrata su quello che facciamo. E mi associo a quello che ha detto Francesco, cioè la nostra dedica è innanzitutto a tutti i nostri colleghi che purtroppo sono morti durante questa catastrofe, e poi la nostra dedica invece a tutto il mondo. Ora, per carità, noi siamo piccoli, ma insomma, vabbè, ma con speriamo... il web si raggiunge il mondo, per cui... Esatto, speriamo di riuscire a che questa cosa passi. Bene, io vi chiedo allora, proprio su quello che stava dicendo adesso lei, sappiamo che dal 4 di maggio c'è questa possibilità, insomma, in più di poter comunque far visita ai parenti più prossimi, ai cosiddetti congiunti, qualunque sia la declinazione di questa parola. C'è un appello da fare, lo hanno fatto altri operatori sanitari, di stare comunque molto attenti, di non abbassare la guardia, perché così se abbassassimo la guardia non vi aiutiamo, credo che il senso sia questo. Esatto, riniziamo da è proprio questo, vedere che un attimo la situazione si è equilibrata, diciamo così, vedere dei leggeri miglioramenti, delle morti in calo, questo è sicuramente positivo, vuol dire che qualcosa sta funzionando, che quello che stiamo facendo funziona. Però è proprio qui, è proprio nel momento in cui si abbassa la guardia, si abbassano le difese, che può succedere la tragedia, diciamo così. Quindi mi raccomando, quello che si può fare va bene, però sempre con la massima attenzione. Molti si lamentano dicendo che gli è stata negata la libertà, che siamo in preda a un regime dittatoriale. Questo è assolutamente sbagliato, in quanto sappiamo bene che la nostra libertà finisce quando lei è degli altri, e in quest'ottica dobbiamo operare, diciamo, dobbiamo comportarci tutti nella vita di tutti i giorni. Il virus non ha firmato nessun trattato di tregua, né tantomeno si arrenderà. Sentiamo anche l'ultimo suo collega. Mi associo con Francesco, diciamo, facendo una sintesi estrema. Mascherina, guanti, testa. Con questa intervista noi festeggiamo il 1° maggio grazie a voi, ringraziamo tutti coloro che, i vostri colleghi, insomma, che sono al lavoro oggi, lo saranno domani, lo saranno anche per i prossimi giorni, però insomma oggi voi siete un po' il simbolo, e questo lo dico io, non lo faccio dire a voi, speriamo che chi ci governa si ricordi dei professionisti della sanità quando tutta questa cosa sarà finita. Allora, ci salutiamo tutti, vi ringrazio davvero e buon 1° maggio. Grazie, grazie, grazie. E viva l'Italia!